Credo che sia giusto che tutti lo facciano per rispetto della salute di tutti. Spaventano le varianti e la vicinanza con l'Umbria? Sicuramente un po' di preoccupazione la danno, però bisogna anche essere fiduciosi che insomma troveremo la soluzione anche a questa. È iniziato questa mattina alle 9 in punto lo screening di massa a Sansepolcro città, in questo momento purtroppo tra le più minacciate dalla Covid-19 e dalle sue varianti registrate nella vicina Umbria. L'obiettivo è quello di tranquillizzare un po' la popolazione dopo che ci sono stati questi casi qui vicino nell'Umbria e soprattutto anche quello di isolare dei positivi che siano asintomatici. Questo è l'obiettivo anche di territori sicuri. I test antigenici si svolgono all'aperto presso il walk-through nel parcheggio del palazzetto dello sport. Noi controlliamo, facciamo l'elenco dei nominativi che arrivano, poi vanno a fare il tampone. Però insomma li vediamo belli ordinati. Sì. 5 le postazioni dove gli operatori ricevono i cittadini che si sono prenotati. Questa è una postazione dove facciamo il tampone orofaringeo e quindi i pazienti vengono a uno per volta e poi dopo qualche ora possono guardare il risultato sul sito che vedete lì scritto lì fuori. Oggi saranno 1200 i cittadini controllati e i test sulla popolazione proseguiranno sino alla prossima domenica. Sono già 4400 le prenotazioni. In questo periodo di piena pandemia è giusto prima magari di mettere una zona rossa e richiudere tutto, magari vedere anche un attimo la situazione com'è. I test sono aperti a tutti i cittadini residenti a Sansepolcro, ma anche agli studenti di fuori comune che frequentano le scuole in città e alle persone che lavorano nella cittadina Biturgenze. Potremmo arrivare anche a 8.000 tamponi, uno screening che consentirà di capire qual è la situazione. Dunque non sappiamo quanti positivi asintomatici proveremo, è importantissimo provarli e a isolarli, dunque un appello a tutti di aderire allo screening.